saranno anticipate dal comune di Gela e dunque accreditate le somme dovute per i pagamenti della mensilità di dicembre ai lavoratori del reddito minimo di inserimento. Fabrizio Morello, assessore della giunta messinese, rassicura in questo modo i lavoratori e si attiva per il futuro affinché si risolvano i problemi dovuti alla lentezza burocratica nell'erogare le somme dovute dalla regione siciliana. Va osservato che per certi versi se una lentezza c'è di natura prettamente burocratica, perché nel caso specifico degli RMI c'è un collegamento diretto con la regione in quanto i finanziamenti arrivano direttamente dalla regione. Cioè, non di meno ci stiamo muovendo sia nel senso di eventualmente anticipare, con riferimento invece e quindi anticipare relativamente a gennaio e febbraio, adesso vedremo in che termini, in che modi, ma con riferimento comunque in ogni caso a dicembre già ne riceveranno gli accrediti tutti i lavoratori del RMI. E proveremo ad anticipare quello che è un po' la formazione degli elenchi, che poi sono gli elenchi che vanno sostanzialmente alla regione siciliana, e quindi c'è tutta una serie di domande, di documentazione che viene fatta dai singoli lavoratori. Ad oggi ci ritroviamo con alcuni lavoratori che ad esempio non hanno fatto istanza, per cui questo ulteriormente determina ulteriormente i rallentamenti. In ogni caso proveremo già dal prossimo anno ad anticipare quanto più possibile per evitare. Però dico, confermiamo sin da subito che già prima il 2 di febbraio dovrebbero già scendere regolarmente a lavorare, il che è un buon risultato in ogni caso. Quest'anno, perché da diversi anni oltretutto che non fanno le visite mediche, per cui questo dovremmo farlo entro questa settimana, perché altrimenti rischieremo di andare oltre i primi di febbraio. Siamo convinti di riuscire anche a fare questo.